Anche Crema ha salutato le festività natalizie con la Befana che ha annunciato l'arrivo del carnevale in servizio. Chiusura in musica per Crema Città del Natale. In occasione dell'Epifania sono stati protagonisti insieme ASVI con Crema e il Comitato del Carnevale Cremasco. Il pomeriggio di animazione musicale è stato caratterizzato dalla sfilata del carro delle Befane per il centro storico, con partenza da Piazza Garibaldi e sosta all'Ombra del Duomo. Un ideale passaggio di consegne tra le manifestazioni natalizie volute dall'Associazione del Commercio guidata dal presidente Berlino Tazza e la serie di eventi mascherati che dal 27 di questo mese torneranno a riempire il centro cittadino. A questo proposito, il presidente del Comitato Carnevale, Eugenio Pisati, ha ufficializzato le date della manifestazione. Eccolo al nostro microfono. Eugenio Pisati, presidente del Comitato del Carnevale Cremasco, si stanno avvicinando le date importanti del Carnevale. Quest'oggi una presentazione, una sorta di vetrina in Piazza Duomo. Presto la presentazione ufficiale e poi inizieranno le sfilate. Quali sono le date importanti? Allora, innanzitutto grazie a tutti i presenti qua che sono venuti a vedere le nostre Befane, è praticamente un'anteprima del nostro grande Carnevale Cremasco. Le date saranno il 27 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio e 17 febbraio per chiudere il Gran Carnevale Cremasco. Ci sarà qualche anteprima, ci sarà aspettando il Carnevale che si svolgerà tutti i sabati e precedenti le sfilate per dare un po' di animazione a Piazza Duomo e alla nostra città. Ecco, una presentazione ufficiale invece in musica verrà fatta il 19 di gennaio, una serata nuova per voi. Sì, abbiamo pensato di fare una presentazione un po' diversa, un po' che ci dia un po' di qualificazione alla nostra manifestazione. Abbiamo pensato di fare questa presentazione, sarà effettuata con l'orchestra Il Trillo di Crema, lì verrà fatta nella sala Pietro d'Aceno qua a Crema, il 19, che è un sabato, una settimana prima del Carnevale, proprio vicini. Ecco, speriamo quest'anno, visto le quattro domeniche in programma, nella clemenza del tempo. Ma noi forse quest'anno abbiamo forzato un po' la mano, appunto perché abbiamo detto magari programmandone quattro riusciamo a farne due o tre, perché visti che negli ultimi anni non siamo riusciti a fare il pieno con le nostre sfilate. È proprio un po' un osare, ecco, questo è stato una sfida, diciamo, esatto.